A tutti ragazzi, sono Crab di Gameplay in Zone. Ci troviamo su un nuovo gioco. Non sarà una serie premessa, però c'è uno o due episodi. Potrei anche tirarli giù sull'ottubo. E niente, si chiama Lord of Football, i signori del calcio. Ci troviamo sul computer, piattaforma computer. E andiamo a vedere subito questo gioco di cosa si tratta. Nuova partita. Allora, Steelworks, che significa? Scelta del database. Cioè, non c'è nessun database. Scegliamo nome. Allora, Crab va più che bene. Ok. Ah, c'è la Russia, l'Ucraina, la Polonia. La Germania, Francia, Spagna, Italia e Inghilterra. Noi scegliamo la nostra amatissima Italia. Dobbiamo scegliere la squadra. Allora, la prima divisione italiana, la seconda e la prima. No, cioè, quindi c'è la Serie A e la Serie B. Pezzotta, ovviamente. C'è Bergamo, che sarebbe l'Atalanta, Bologna, Catania, Cagliari, Firenze, Lillis, scusate, Napoli Blues, Parma, invece qui che c'è? Un po' lento diciamo, nel cambiare come difficoltà difficile. Che è questa roba? Ok, abbiamo deciso, scegliamo la nostra. Scegliamo il Milan. Scegliamo il Milan e Milan Devils. Ok, così va bene. Accettiamo. Possiamo modificare il nome della squadra. In questo punto cambiamo il nostro, cioè, Milan Devils non si può proprio sentire. Quindi puntato C, puntato Milan. Ecco qua. AC Milan. Modifica il logo, kit, vabbè, per me va bene così. Può andare bene così. I grandi allenatori sanno che è fondamentale conoscere i propri calciatori. Questa è la prima regola. Devi essere a conoscenza dei punti di forza del tuo team e scoprire le sue debolezze, così da poter gestire al meglio i tuoi calciatori e sapere come motivarli fino a farli diventare delle vere star nella strada verso la conquista della European Cup. Ma che tutti sti li ha provati? Ma chi so? Ma sono tutti i giocatori, ah! È irrequieto questo. Seduttore, buon gustaio, intenditore di vini, un alcolico, insomma. Allenamento e amministrativo Ok. mentre sull'altra sponda Va del bene. si Che trovano okay, parla gente ancora questo. i calciatori e Ok, ho capito, ho detto che ho capito. Allora, ma che giocatori stanno entrando in campo? Allora, questo che cos'è? Raduna tutti i giocatori qui. Vabbè, già è stato fatto, per oggi è tutto. No, questo sarebbe il tempo di allenamento e questo primo serata notturna. Qualcosina già ho visto su internet. Quindi già so un po' come mi devo muovere, però voglio scoprirlo di più questo gioco. Allora, qui che cos'è? Allora, abbiamo la palestra per le nostre attività fisiche. Infatti, menzione ogni giorno tutti i giocatori si rianneranno sulla. Vabbè, ho capito. Va bene, allora andiamo in palestra. In palestra abbiamo quante attività ci sono? Per il momento due, c'è la forza e l'integrità fisica. Ok, quindi uno la mettiamo qui e uno qui. Già possiamo portare tipo qualche giocatore ad allenarsi, insomma, diciamo così. Allora, tipo, mamma mia, tipo possiamo portare una volta che avrai imparato a conoscere i tuoi calciatori, la tua squadra andrà incontro a 2 giorni di allenamento.
Usa il tempo a tua disposizione. Ok. Vabbè, ovviamente il tempo scade, quindi devo muoverci. Il morale, andiamo a vedere il morale. Stanno tutti normali? Non hanno sentimenti. Mamma mia, povera gente. Computer virtuali. Salute. Lagga un po' sto gioco. Lagga un po'. Infortuni, livello di energia. Oh, sono belli carichi. Stato fisico della squadra. Allora, quei pochi che faranno schifo. Ok, sta finendo l'allenamento. Diciamo che l'ho messo un poco a lavorare. Tipo qua fanno uno per uno. Ecco, due, tiro io. L'allenamento ufficiale è finito. Posso strozzare un altro po'. Quando cala la sera. No, infatti. Per i tuoi giocatori di rilassarsi e... Vai ragazzi, andatevi a divertire. Ecco qua, già ho fatto perdere 10 minuti. Mi raccomando, la saponetta nello spogliatoio. Bene, nemmeno una doccia. Zozzosi. Mamma mia. Tutti quanti. Aspetta, andiamo a vedere un po' con l'ufficio principale cosa consiste. Consiste nelle informazioni club, calcio mercato, competizioni e sfide. Competizioni? No, sfide. Andiamo a vedere sfide. Sfide dovrebbe dare tipo del... Tipo, se noi accettiamo di... Di andare con altre squadre, credo. Ma le sfide sono queste, tipo andiamo all'attacco, vincere 100 partite di... Cioè 5, 10, 25, 50, 10 partite. Vabbè, sì, cioè, poi più avanti, casomai, si potrebbe fare qualcosa. Le competizioni sono... Ah, ecco, il tabellone delle nostre partite. La prima giornata è Cagliari-Milan, ok. La seconda, okay, quindi già la classifica, vabbè, sì. Diciamo il resoconto della situazione, insomma. Sì, vabbè, siamo in zona tipo così Champions. Ok, vabbè, questa è la retrocessione, perché c'è la diretta giù, la freccia in giù, e le statistiche, se ne ho, cioè i gol, i marcatori, vabbè, cioè, diciamo che come gioco è ben dettagliato, diciamo. È un buon gioco di calcio, ovviamente non ho provato fino in fondo, quindi non posso dire, non posso giudicare, anche perché non mi piacerebbe giudicare una cosa che non ho provato fino in fondo, tanto per fare numero, diciamo, tanto per dire. Ma mi piace proprio testarla e dire che a me definitivamente piace. Ok, siamo in città. C'è la radio, il casino e il pub. Nel pub ci sono 8 giocatori. La radio 1, quindi uno sta rilasciando un'intervista. I nostri piani malefici sulla partita di domani, diciamo così. Ok, sì, ha ragione anche la voce. Diciamo che dobbiamo fare attenzione. Ok, diciamo, ha detto che praticamente dobbiamo, se si ubriaca un giocatore, so cazzi tuoi dopo se ti sbaglia la partita. Fine giornata. Bene, cosa ci aspetta adesso? Sì, da permetterti di rimettere i tuoi calciatori in breve tempo. Ok. Giorno seguente, dopo il caricamento, mi trovo che devo gareggiare contro il Benevento Beats. Ok, va bene. Siamo al Devils Stadium. Ma sarebbe il pezzotto del San Siro. Va bene, ci piace così, ragazzi miei. Allora, pieno di gente, tutti i milanisti, il Milano di Benevento. Abbiamo 5 stelle, il Benevento 1. Vediamo, sulla carta vinciamo noi. Ma andiamo a vedere, no, partita. Partita, ragazzi miei. Non voglio nemmeno cambiare la tattica. Cioè, voglio direttamente vedere come il gioco si è fluido. Ok. Anche se questo è il commento a mangiare.
cecchino, il cecchino, lui perché non è cecchino, spero di sì, spero di sì, ma in realtà ci sono anche alcuni che fanno male, ma mi ha sentito ora, tipo, non so, capito, tipo, nomi famosi, e poi... Attenzione, e c'è Alves che blocca tutto. Noi possiamo bloccare anche la partita. Decidere di passare questo. Finisce così 5-0, il 4-4-2 si scoma, non ci manca molto, si manca anche la partita, anche se non l'avete visto, tutta tagliata, ovviamente non farò vedere tutto, taglierò qualche scena della partita, e niente, ha fatto qualche cambio, qualche cosa aggressiva nella squadra, e è stato tutto un amichevole, e è finita come prima partita, quando era più che bene. Vecchia? Mamma mia, che soprannomi, ragazzi miei. La performance è piaciuta, andiamo. Questo fa, manda a fanculo questo. Ti è? Ho cose da fare? Comunque ragazzi miei, anche questo gameplay è finito, è stato veramente veramente flash, lo so, scusatemi, mettetevi, mettete tanti mi piace, mi raccomando, like qui su, sotto al video, e al prossimo video, ciao ragazzi miei, vi voglio bene, ovviamente più mi piace, più mi fate capire che questa puntata vi è piaciuta, puntata diciamo così fra virgolette, così posso fare un secondo episodio con estrema tranquillità. Così vado al colpo sicuro.